questo libro edito per la Dedalo Edizioni, che ringraziamo tra l'altro, è disponibile in vendita la copia del libro del professor Delfino e L'uomo che ho la sindone. E proprio leggendo quel libro ho potuto conoscere il motivo del suo interesse alla sindone. Lei dice che inizialmente non si era molto interessato a questo oggetto, poi quando nel 78 fu fatta l'estensione e richiamò una enorme attenzione da parte dei media, anche lei si chiede, insomma, osservò questo oggetto e, data la sua formazione scientifica, ossia laureata in medicina e una specializzazione in anatomia patologica, la prima cosa che notò è che quell'immagine, insomma, non denota un'origine e una natura che possano essere correlate a un corpo umano. Ci può spiegare appunto perché questa immagine non può essere collegata dal suo punto di vista con la sua formazione e in che senso riprodurre un oggetto significa spiegarlo, come lei dice nel libro? Bene, innanzitutto grazie al signor Maiorino, ma tanto per cominciare per la sua cortesissima assistenza in questa mia trasferta di oggi pomeriggio, per cui ringrazio tutti presenti per il tempo che dedicano a noi. E poi volevo appunto completare il discorso che la signora Maiorino mi aiuta a fare. Io avevo vari motivi per interessare la signora. Questo è un oggetto che inizialmente non mi aveva nemmeno incuriosito più di tanto. I motivi erano appunto di tipo professionale. Come antropologo sono obbligato a interessarmi alla figura umana, perché quello è l'oggetto dell'antropologia fisica, in particolare poi come, peraltro non legati al posto ufficiale, ma interessanti immagini di tecnologie per immagini, questa immagine doveva essere in qualche modo spiegata. E quindi questo è un motivo professionale. Ciò aveva anche altri motivi. Innanzitutto un motivo metodologico, a cui anche la domanda del signor Maiorino mi aiuta a rispondere, però che cominciava con un pregiudizio. Lo definisco tale e lascio a voi la valutazione definitiva del pregiudizio. Il pregiudizio era che il teorema di Pitagora non si mette in conto, in nessuna assemblea. Dunque, quanto democratico con gli altri, il teorema di Pitagora non si mette in conto. Nel senso che una volta acquisito che funziona, nessuno può pensare che si possa impedire che continui a funzionare comunque e dovunque. Questo significava che una geometria del volto alla sinistra doveva rispettare, perché non è il teorema di Pitagora parlamento, ma è chiaramente un riferimento generale, metodologico appunto, ma la geometria, per quel che conosciamo, è la geometria che conosciamo, la faccio vedere Carrastelli, però Carrastelli, devo dire, è persona perfida, quindi io sono molto uguale, perché mi ha ricordato a tutti quanti, senza nemmeno chiedere il permesso, che il libro mi risale la mentalità, segnalando a tutte le signore presenti, sono vecchio, ma è forse invece lì totalmente, non è ancora, detto vecchio e quindi. Pericolosamente. Era per riconoscere la priorità. Ma perciò te che sei perfido, perché non si può dire che hai detto una bugia, ma hai detto una cosa assolutamente pesante per quanto riguarda. Benissimo. Allora, la persona che fu a suo tempo, 20 anni fa, anzi un poco più forse, era una gentile signora che prestò il suo volto per ottenere questo risultato catastrofico che in genere si perde per cui noi abbiamo i figli. Ah, però poi io ho una serie di tempi, potremmo fare poi eventualmente possiamo puntare sulle tue in modo da variare la faccia, perché possiamo avere una sindrome più giovane, più vecchia, una sindrome estiva, una interpretazione di contatto, secondo me. Ma adesso cerco che fine ha fatto il telo. Non è sempre così, si nasconde, perché se un po' di per signore deve essere anch'esso perfido. Questo non significa che tenga alla stella della signora, quindi la casa della donna dice queste cose. No, io adesso non prendo quello che ringrazio la signora. Io ho sentito che si prendono visto la provincia, ma quindi ero abbastanza sorpreso per un motivo poi eventualmente la signora Verino qualche conoscete, poi a fine rimo una serie di ordini che va che mi sentirò me questa esperienza in modernità. Beh, vabbè, comunque vi garantisco che sta. Viene fuori il mascherone, appunto, che ci richiama, questo invece mi interessa segnalare più che il tema. Voglio dire, la signora aveva un bel profilo al suo tempo, aveva un bel profilo sottile, elegante, eccetera, ed è diventato un mascherone che non riesco a trovare. Però che richiama appunto la maschera di Agamennone, questa è un'introduzione da poche lacrime, ho letto che si vende in qualunque bancarella, tra il Pireo e Micene. E naturalmente fa vedere una cosa però importante, perché anche dalla
più antico, la maggiore antichità della nostra cultura occidentale, c'è stata sempre un'attenzione al volto e quindi al ricordo, in qualche modo reificato da qualche oggetto, dei defunti. L'antico artista che modellò comunque la lamina d'oro sul volto di un defunto, che si dice che si chiama Rema, che non è molto comprovato che lo sia, c'è questa strana resistenza della scarsa probabilità che queste maschere rispondano a questo. Non ci ho mai riflettuto molto su questo, però mi pare un filone interessante. Dicevo, il volto, come vedete, è estremamente allargato, deforme, perché non si può rendere sulla superficie piana, in questo caso la lamina d'oro, il telo, la stessa cosa, un oggetto assolutamente piano, non è come il nostro. D'altra parte, signora Maria, lei mi presta il suo volto, perché guardi pure il vostro volto. Ecco, mi chiedo soltanto, qual è il punto più luminoso, per capire più chiaro, del volto del signor Maiorino? Se qua non c'è la tronca, il naso che dovrei sempre e viene quindi raggiunto una maggiore quantità e soprattutto che raggiungo un maggiore concentrazione di quello oggi cubatura molto stretto dalla luce ambientale. Questo però la dice lunga perché il negativo della sindrome ci appare molto più evocativo di una realtà naturalistica è positivo, perché a parte il fatto che la tecnica fotografica introduce, come ha già detto la schema, un aumento del contrasto e quindi l'immagine viene meglio, ma poi c'è il fatto che le parti che appaiono chiare qui sono quelle che noi siamo abituati a considerare come sorgenti di una normale vista, sia vera, come questo caso di Maiorino, sia una normale fotografia di questo genere, però in questo caso è positivo. Ecco che sorge, secondo me all'inizio l'avvocato Condovia, che fece per questa fotografia, non era un avvocato, ma si direttava di buona fotografia, perché comunque negativi continua a essere, le immagini fatte continuano a essere quelle utilizzate con una buona vista, nonostante quei detrativi fatti successivamente. Con tecniche magari più sostenibili. Sta di fatto il negativo che c'è il naso più chiaro. Quindi noi siamo portati questa volta non per fenomeni fisici, ma proprio l'abitudine percettiva nostra a considerare la parte di progetto quello che ci appare più chiaro, il naso. Quindi è vero che c'è un'informazione dimensionale che si può rivelare, come deve essere detto, sì, con adatte tecniche, ma c'è già una informazione che la nostra percezione, abituata a osservare il mondo reale come abbiamo visto una prova, è abituata a farlo in una certa maniera, coglie già come maggior verismo naturalistico. Solo che questo è un fatto banalissimo, nel senso che è ovvio che il contrario avverrebbe sul negativo, se lui fotografasse il signor Maiorino, otterrebbe un negativo dove il corpo del naso scuro, poi il positivo ci dà. Per il gioco, il rapporto che è così, è talmente banale. Io mi sono chiesto, la prima volta mi sono posto un problema, come diavolo si sia potuto, da parte di un avvocato, un commercialista, un rispetto di avvocato o quant'altro, poter essere incorso nell'errore di aver dato un significato ben oltre il significato banale che fa il fenomeno, come invece di sono. E ritengo che, per motivi altri che non so come spiegare, che l'avvocato Piglia non avesse un motivo particolare, un fotografo, per avere uno strumento, voler strumentalizzare questo effetto per lui. Però è altrettanto strano che non l'abbia capito, perché era assolutamente. Bene, tornando adesso a, devo finire, poi avevo anche dei motivi personali, perché? Per un motivo, innanzitutto Urbano VI era prima di diventare Papa, ma solo per i primi anni era arcivescovo di Bari e quindi avevo un problema legato a fatti miei privati, locali, e poi di converso, essendo stato un Papa romano nel periodo dello scisma e poi seguito da Clemente VII, milionese, quello della cattolica francese, quindi non gli stava simpatico l'asilo, perché invece io, quello di origine parese, era il Papa romano e quindi poi è quello che non dico che abbia fatto neanche l'asilo. Però diciamo, poi ha dato la progenie, da cui vengono i papi attuali, con un termine di istituti
per così dire etnico geografiche e politico geografiche, fino a quando abbiamo adesso che conosciamo tutti, e che naturalmente non dico che sia il peggiore di tutto, perché in ordine diciamo, di sequenza del problema. È il peggiore di tutto perché lo è, c'è una storia personale sia come scienze che altro, anche in un caso di questa.